Mercoledì sera, Lowdown Lumini contro The Incinerator. Non posso. Te lo spiego meglio. Lowdown Blumini... Lo capisco il linguaggio dei Monster Truck. Tu lo capisci? Non posso? Non riferito a Lowdown Blumini. Martedì sera c'è la fine del mondo? Se non c'è mercoledì... D'accordo. Non è che non posso, è che non voglio. Il fatto è che non mi piacciono i Monster Truck. Sì, invece. No, neanche un po'. Ti sono sempre piaciuti i Monster Truck? A te sono sempre piaciuti. Io cercavo di sopportarli. Sul serio, non riesco a guardare tutti quei mostruosi di un buggy schiacciare altrettanti camper senza sentire il bisogno di andare a vedere la Bohème. E odio anche l'opera. Che cosa nascondi? Non nascondo niente, lo dico forte e chiaro. A morte i Monster Truck. Non ha il cancro al naso. E tra poco non avrà una moglie se continua a dire tutto quello che gli passa per la testa senza pensare alle conseguenze. Ho sempre pensato che fossi un esemplare unico. Fortunatamente si tratta di un atteggiamento transitorio. No, non è vero. Potremmo eliminare il suo impulso a dire quello che pensa ad alta voce, ma sarà sempre quello che certe cose le pensa. Ma almeno sarà anche quello che non le dice. Se ha passato tutta la vita a dare di sé l'immagine della persona per bene, non è questo soprattutto che è al di là delle apparenze? È ovvio che lo pensi. Tu sei solo immagine. Sono d'accordo con Wilson. Quell'uomo è Harry Potter. Il cappello parlante voleva mandare Harry nei Serpeverde per la sua natura. Lui ha rifiutato ed è finito nei Grifondoro per sua scelta. C'è un danno in quel cervello. Trovatelo.